Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog! Allora, stamattina ci siamo già svegliati con una novità, e cioè che c'è un caso positivo, c'è cioè un bambino positivo anche in classe di Sabrina, e quindi da oggi Sabrina è in didattica a distanza. Yeah! Però siccome stanotte non è stata bene, oggi lei non l'ha fatta e stasera adesso dobbiamo ancora decidere se Maurizio prende i tamponi da fare a casa o se porta le bambine a farlo in farmacia. Comunque stasera faranno il tampone Giorgia, Giada, Sabrina e Gabriele. Così almeno per me invece gli ho detto portamelo, perché ovviamente non ci siamo tutti sulla macchina, non è che posso lasciare i bambini da soli, portamelo e io lo faccio a casa. E così almeno vediamo come siamo tutti quanti e così chi non ha nessun tipo di problema domani può tornare a scuola. In più c'è un'altra novità, le bambine mi hanno, già da un po' in realtà me l'avevano chiesto, di aprire un canale YouTube. Allora, ho accettato questa richiesta, però sarà un canale, visto che comunque loro sono delle bambine, per bambini, dove faranno cose per bambini. E niente, io quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione per arrivare al canale YouTube che si chiama Unicorn Sisters. E così se avete dei nipotini e volete magari fargli vedere poi i video che pubblicheranno, se, ovviamente se vi piacciono, se vi interessano, eccetera, eccetera, o se volete consigliarlo o condividerlo con altre mamme per altri bambini, eccetera, eccetera. Potete farlo, ecco. E è una cosa così per divertirsi, sono bambine, cioè va bene, ok, tutto quanto, però comunque principalmente loro lo stanno facendo per divertirsi, perché gli piace questa cosa qui di fare i video. Quindi gli ho detto va bene, potete farlo, aprite un canale. Ovviamente le ho assistite in tutta questa preparazione. Video ovviamente non ce ne sono ancora, ma il primo, se non abbiamo calcolato male, dovrebbe uscire venerdì. E non so a che ora. E quindi adesso vediamo un attimo. Loro hanno detto, con tutti i bambini che ci sono a casa, che magari anche, soprattutto magari sono in quarantena o così, cosa sarebbe bello aprire un canale per tenergli compagnia. Quindi, e poi Sabrina diceva per insegnare anche Giada, gli piace questa cosa di insegnare i numeri a Pia, così, e allora volevano farlo anche con altri bambini. Perciò vedremo cosa ne uscirà fuori. Ovviamente non saranno video super tecnologici, fatti col computer, ma saranno fatti proprio da loro. Cioè, vedrete, poi vedrete. E niente, per noi, per quanto riguarda me, invece io sto bene. Manuel ha ancora un po' di mal di stomaco. Io devo andare a fare adesso delle faccende, sono indietrissimo, devo anche preparare il pranzo, quindi immaginatevi quanto sono indietro. E niente, quindi adesso vado, se riesco vi faccio vedere qualche cosina di quello che sto andando a fare e ci aggiorniamo comunque poi dopo. Dunque, mi sono arrivate le cartucce per la stampante e quindi volevo farvi vedere quante me ne sono arrivate. In teoria il posto è per 4, ma di nere ce ne sono 2, sono XL. Il sito che me le ha mandate, io l'ho comprato su Amazon, però il sito proprio è questo qui, cioè il negozio, diciamo, è Inkspace. E insieme ha messo anche questi carinissimi, sono dei, come si chiamano? Post-it. E ho pagato 20 euro tutte queste cartucce. Vi lascerò il link sotto in descrizione se vi servono. La mia stampante è una Epson XP2105.
Quindi se nel caso vi dovessero servire, avete la stessa stampante, sapete che potete prendere questa e mi fa piacere che ce ne siano due nere perché poi è sempre il colore che va via prima. E infatti in quelle vecchie è finito il nero, il colore ce n'è ancora. Comunque, volevo farvele vedere e poi è arrivato anche quel filtro da mettere al rubinetto che vi dicevo, però ancora non ve lo faccio vedere perché prima devo andare a prendere il rubinetto nuovo, così poi lo cambiamo e ce lo attacchiamo. Quando eri in casa, ma non ti ha guidato a te, ma ti ha dato tanto. Come papà ti ha fatto tutto il culo? Come faccio io a sapere di quali è finito tutto perché Guarda. sono leggerissime? Non toccare che ti sporchi! No, non mi sporco l'acqua perché è finito l'inchiostro. Ma Vedi che è perché già hai la andato luce via? così? Per favore, se no non vedo niente. Allora, noi stiamo iniziando la procedura tamponaggio per chi non l'ha fatto ieri. Questa volta, visto che eravamo tanti, Maurizio li ha presi e li facciamo a casa. Speriamo in bene. Poi dopo vi aggiorno sui risultati. La prima è Sabrina. Alexa, stop. Allora, questi qui sono i tamponi. Qua partiamo da Sabrina, Giada, Giorgia, Gabriele, io, e al momento sono suonati i timer di Giada e di Sabrina che, come vedete, sono negativi. Quindi adesso aspettiamo ancora questi tre che però sinceramente al momento mi sembrano negativi e poi quando sono suonati tutti i timer vi aggiorno sul Ok, risultato. tempo trascorso. Sabrina negativa, Giada negativa, Giorgia negativa, Gabriele negativo, io negativa. Quindi domani Gabriele e Giada tornano a scuola. Allora, la cena è quasi pronta. Qui ci sono i cavolini di Bruxelles che ho fatto andare in padella, ci ho messo un po' d'olio sotto.
poi un pochino di sale, poi li ho sfumati col vino bianco e infine ho messo una bustina di salsa di soia. Mentre invece qui c'è il cavolfiore cotto a vapore e insieme ci andremo a mettere i bastoncini di pesce. Infatti adesso inizio a farli cuocere, se no sono pronti dopo domani. No, coglione, perché voleva lasciarlo un po' a testa.